Siamo arrivati alla terza parte della nostra calza e dobbiamo lavorare il tallone, che va lavorato di nuovo a giri a spirale a maglie basse. Quindi ho chiuso con una maglia bassissima l'ultimo giro, adesso faccio per la taglia 37, 29 più 2 catenelle, quindi 31 catenelle. Per la taglia 38-40 fate 31 più 2, quindi 33 catenelle. Per la taglia 41-43 fate 33 più 2, quindi 35 catenelle. Perciò fate semplicemente il numero di catenelle che serve per la vostra taglia. E lavorateli abbastanza morbidi affinché dopo non fate troppa fatica a lavorare le maglie basse. Quindi io devo fare 31 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Si divide un po' il filo, l'ho preso male. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Quindi per la taglia 37, 31 catenelle. Fate attenzione di non girare le catenelle e inserite dall'altra parte con una maglia bassissima nell'ottava catenella dopo il segno o nella settima catenella dopo il segnapunti. Perché questo? Se vado a vedere il punto di partenza qua, ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, 7 maglie alte fino al marcapunti. Quindi devo fare la stessa cosa dall'altro lato. Per le taglie 38-40, 41-43 non saranno 7 maglie alte, ma saranno sicuramente 8-9, vedete un po'. Se quindi dalla prima maglia di inizio giro fino all'ultima, fino al marcapunti, contate le vostre maglie alte che avete e dall'altro lato dovete mantenere la stessa distanza. Quindi nel mio caso sono 7, quindi vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nella settima vado ad inserire il mio uncinetto lavorando una maglia bassa. Ok, adesso lavoreremo solo in questa parte in giri continui e tralasciamo completamente la parte alta del piede, perché dobbiamo formare il tallone. A questo punto dobbiamo spostare i nostri marcapunti e li inseriamo uno nell'ultima maglia bassa che abbiamo appena lavorato per unire la catenella e l'altro nella prima catenella che abbiamo iniziato. Bene. Adesso lavoriamo i nostri giri di diminuzioni. Quindi dobbiamo fare una diminuzione a maglie basse.
Prendiamo l'uncinetto e inseriamo nella prossima maglia, dopo il marcapunti, prendiamo il filo. Inseriamo l'uncinetto nella maglia successiva e prendiamo il filo. E adesso passiamo attraverso tutte le asole. Abbiamo fatto la nostra diminuzione a maglie basse. Ora lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia, fino a raggiungere le due maglie precedenti al nostro marcapunti. Ho raggiunto l'altro lato e nelle ultime due maglie prima del marcapunti lavoro una diminuzione. Nella catenella dove c'era il marcapunti, lavoro una maglia bassa e nelle due catenelle successive potete prendere anche solo un filo della catenella per facilitare. Faccio di nuovo una diminuzione. Quindi, per chi ancora non sa come si fa, inserisco l'uncinetto nella catenella, prendo il filo, inserisco l'uncinetto nella prossima catenella, prendo il filo, ho tre asole sull'uncinetto e passo attraverso tutte e tre. Inserite nuovamente il vostro marcapunti e dopodiché continuate a lavorare una maglia bassa in ogni catenella fino a due maglie prima del nostro marcapunti. Bene, mancano le ultime due catenelle prima del nostro marcapunti, quindi facciamo una diminuzione. Inseriamo l'uncinetto, tiriamo il filo. Inseriamo l'uncinetto nella prossima maglia, prendiamo il filo e passiamo attraverso tutte e tre. Nella nostra maglia del marcapunti lavoriamo semplicemente una maglia bassa. Ora, per tutti i giri successivi, dovete lavorare similmente come alla punta, sempre nelle due maglie dopo e prima del marcapunti, dei nostri due marcapunti, lavorate una diminuzione. Il lavoro si stringerà sempre di più. Lavorate così fino a quando avrete solo all'incirca 10 maglie basse sul giro e poi vi faccio vedere come chiudere. Quindi anche qui vi faccio vedere nuovamente il prossimo giro. Fate subito una diminuzione perché vi trovate dopo il marcapunti. Dopodiché lavorate una maglia bassa in ogni maglia fino a raggiungere i due punti precedenti al nostro marcapunti. Qui lavoriamo una diminuzione, una maglia bassa nel marcapunti e una diminuzione nei due punti dopo il nostro marcapunti. Maglie basse, maglie basse, maglie basse, fino a raggiungere i due punti che precedono il nostro marcapunti. Facciamo una diminuzione, una maglia bassa nel marcapunti e così via, giro dopo giro, fino a quando si chiude il vostro tallone, che vi rimangono solo 10 maglie basse sull'uncinetto. Bene, ho quasi chiuso il mio tallone. Adesso cosa faccio? Come vedete sono rimaste poche maglie, il buco si è chiuso. Taglio un pezzettino abbastanza lungo con le forbici e giro dall'altra parte. Cerco di prendere su la mia asola e prendo il filo che lo faccio passare dall'altro lato. E ora
Piego il tessuto in due, il tessuto, il lavoro che abbiamo fatto. E chiudo con maglie bassissime il buco che è rimasto, il buchino. Quindi passate da un lato e inserite l'uncinetto nell'altra catenella dell'altro lato. Prendete il filo e chiudete con una maglia bassissima. Entrate nella prossima maglia da un lato, entrate dall'altro lato, prendete il filo e chiudete con una maglia bassissima. Ancora una volta. E adesso chiudo così in una maglia, tanto per fissare ancora ulteriormente. Passate il filo e dopo qua farete con l'ago, inserite il filo per nasconderlo e tagliate l'eccesso. E così abbiamo completato anche la terza parte, il tallone. La prossima parte sarà la parte della gamba. Siamo giunti alla quarta ed ultima parte del nostro calzino, la gamba. Come vedete, per la gamba, sia sulla parte davanti che sul retro, viene sempre lavorato il punto decorativo, quindi dobbiamo fare il motivo di due maglie alte e una catenella alternando con righe di sole maglie alte. Le prime tre righe per la taglia 37 vengono fatte senza diminuzioni e anche per tutte le altre taglie, quindi tre righe le faremo senza diminuzioni. La differenza è che nella taglia 37 ci sono 24 gruppi di due maglie alte divise da una catenella. Per la taglia 38-41 ci sono 25 gruppi e per la taglia 41-43 26 gruppi. Faremo tre giri senza diminuire e dopodiché vi faccio vedere anche come si fanno le diminuzioni. Però prima vediamo come iniziare. Quindi prendiamo di nuovo il nostro filo e uniamo proprio in questo angolo con una maglia bassissima per fissare. Lasciate un po' di spazio in modo che dopo riuscite a cucire la codina. Così. E adesso iniziamo a fare il nostro motivo. Ovviamente, se avete terminato qua con per le altre taglie, non lo so come risulta, ma se dovreste aver terminato con l'ultima riga del piede con due maglie alte e una catenella, adesso dovete fare il giro di solo maglie alte. Fate brevemente un conteggio, quante maglie alte dovete lavorare per ottenere 25 gruppi nel giro successivo, altrimenti se avete terminato l'ultimo giro con tutte maglie alte, adesso dovete lavorare il motivo. Quindi facciamo 3 catenelle. Una maglia alta nella prossima maglia, una catenella, saltiamo una maglia di base e lavoriamo due maglie alte. Una catenella, due maglie alte. L'importante è che quando ci avviciniamo alla parte del motivo delle righe precedenti, dobbiamo vedere che le nostre
Due maglie alte divise da una catenella sono proprio sopra le due maglie alte del penultimo giro. Nel mio caso sta risultando che perfettamente combacia. Se dovreste vedere che nel vostro caso invece non combacia, non preoccupatevi, in tal caso saltate due maglie di base per raggiungere il punto che vi serve. Quindi nel mio caso combacia e vado a lavorare tranquillamente sopra il gruppo precedente. Ripeto, se non combacia nel vostro caso, non preoccupatevi perché alla fine non si noterà la differenza per una maglia saltata. Bene, continuate così a lavorare. Ci vediamo quando raggiungo l'altro angolo. Sono arrivata all'altra parte e ora non mi resta che continuare il motivo come precedentemente. Quindi faccio le mie due maglie alte. Nell'angolo cercate di prendere due filini, in modo che non si formano dei buchini. Una catenella e continuo anche sul retro a saltare una maglia di base e a lavorare due maglie alte. Una catenella, salto una maglia di base e lavoro due maglie alte nei prossimi due punti. Cercate qua sempre di prendere due fili per non creare dei buchini che dopo risultano brutti. Una catenella, salto una maglia e entro nella prossima, nelle prossime due per lavorare due maglie alte. Continuate così fino alla fine del giro e alla fine contate i vostri gruppi, che siano 24 per la taglia 37, 25 per la taglia 38-41 e 26 per la taglia 41-43. Devono essere il numero preciso per tutte e due le calze che realizzerete, altrimenti avrete una calza più grande e una più piccola. Ho terminato il mio giro, ho controllato che siano 24 gruppi e adesso chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio. Adesso faremo altri, per tutte le taglie, altri due giri senza diminuire, senza aumentare, quindi seguendo però il motivo. Quindi in questo caso devo fare un giro di sole maglie alte per ogni maglia che si presenta. Il prossimo giro farò di nuovo il motivo di due maglie alte divise da una catenella. Dopodiché ci rivediamo con la parte delle diminuzioni. Fatte le tre righe senza diminuzioni, iniziamo a diminuire. Quindi faccio semplicemente le mie 3 catenelle come sempre e lavoro una diminuzione a maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto, entrate nella prossima maglia, prendete il filo, passate attraverso due. Filo sull'uncinetto, entrate nello spazio di catenelle oppure nella prossima maglia in base a quello che vi presenta il lavoro e passate attraverso due. Avete 3 asole sull'uncinetto, passate attraverso tutte e 3. Avete fatto la prima diminuzione. Ora le diminuzioni le faremo per ogni giro, sempre nel gruppo dell'angolo. Siamo partiti, io non ho messo il marcapunti perché so che dove ci sono le mie 3 catenelle che di inizio giro ho il mio angolo. Quindi ho fatto
la prima diminuzione dopo le 3 catenelle, l'altra la farò a fine giro proprio qui nelle due maglie che precedono le mie 3 catenelle. Dall'altra parte mettete il vostro marcapunti nel gruppo di maglie alte dell'angolo e faremo le nostre diminuzioni prima e dopo il nostro gruppo. Quindi la mia diminuzione e adesso lavoro normalmente la mia riga di maglie alte, una maglia alta in ogni punto fino a raggiungere il marcapunti. Arrivati vicino al marcapunti, lavoriamo la nostra diminuzione proprio nelle due maglie che precedono il marcapunti. Quindi inserisco l'uncinetto e faccio una maglia alta senza terminarla, entro nella prossima, un'altra maglia alta senza terminarla e passo attraverso tutte e tre per chiudere. Nel marcapunti lavoro una maglia alta e nelle due maglie successive faccio un'altra diminuzione. Rimetto il marcapunti, lavoro e continuo a lavorare a maglie alte fino a raggiungere le due maglie che precedono l'altro lato, cioè le nostre 3 catenelle. Arrivato a fine giro, devo chiudere con una maglia bassissima. Questa volta, per diminuire ulteriormente, non inserisco qui dentro la terza catenella, ma inserisco direttamente nelle due maglie alte chiuse insieme e chiudo con una maglia bassissima. Bene, praticamente adesso nell'angolo abbiamo sempre tre gruppi qua. Vogliamo diminuirli a due. Quindi io decido di fare qua un mio gruppo, faccio 3 catenelle, una maglia alta e ho fatto il mio gruppo. Faccio una catenella di separazione e questa volta salto due maglie di base per raggiungere immediatamente il prossimo gruppo. Così di queste tre ne arriveranno avremo solo due. Quindi non inserisco qui, ma qui il mio uncinetto per fare il prossimo gruppo. Come vedete, non si è formato un buco troppo grande, che sarebbe brutto da vedere. Continuo a lavorare un gruppo dopo l'altro, sempre stando attento di lavorare sempre sopra i gruppi del penultimo giro per avere un effetto visivo piacevole. Continuo così. Fino a quando raggiungo l'altro lato. Per fare le diminuzioni dovete avere un po' di occhio per l'effetto visivo e non avere paura di saltare alcune maglie. Adesso io ho già fatto la prima calza e ho visto che dovevo fare delle diminuzioni fino ad avere alla fine soltanto 16 gruppi di maglie alte, quindi dovete fare righe, giri dopo giri di diminuzioni fino
fino ad avere soltanto 16 gruppi di maglie alte. Se avete il piede molto stretto o magari volete fare il calzino per una bambina, potete fare altre diminuzioni, anche ad avere magari 15 oppure 14 gruppi. Dopodiché lavorerete semplicemente il motivo fino alla lunghezza che volete voi, senza diminuire ulteriormente. Adesso siamo vicino al nostro gruppo, al nostro marcapunti, e abbiamo tre gruppi di maglie alte nell'angolo. Anche qui voglio fare solo due gruppi. Quindi cosa faccio? Decido di saltare due maglie di base qua e faccio un gruppo. Tolgo il mio marcapunti, faccio una catenella e in questo caso devo saltare solo una maglia e già mi ritrovo con il prossimo gruppo. Come vedete è semplicissimo. Ok, metto il marcapunti di nuovo nel gruppo centrale. E dove avevamo 3, adesso abbiamo 2 gruppi. Continuo a lavorare a maglie alte, divise da una catenella fino a raggiungere l'altro lato. Arrivati a fine giro, lavoro il mio ultimo gruppetto. Una catenella e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio. Controllate sempre che le vostre tre maglie alte, o meglio dire, i vostri tre gruppi di maglie alte sono diventati due. Bene, adesso ci tocca fare un altro giro di diminuzioni, quindi come prima faccio le 3 catenelle e nelle maglie successive faccio la diminuzione. Poi continuo a lavorare a maglie alte fino a raggiungere il mio marcapunti. Prima del marcapunti faccio una diminuzione. Lavoro una maglia alta nel marcapunti e faccio un'altra diminuzione nelle maglie successive. Maglie alte fino ad arrivare alla fine del giro. Nelle due maglie alte che precedono faccio la mia diminuzione e come prima non chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella, ma proprio nella maglia alta, nelle due maglie alte che abbiamo diminuito. Ci vediamo a fine giro. Arrivato alla fine del giro, faccio la mia diminuzione e chiudo qua nel punto sopra le due maglie alte chiuse insieme. Anche qui vedo i miei tre gruppi di maglie alte che devo fare diventare due gruppi. Quindi faccio 3 catenelle, una maglia alta nella prossima, una catenella e salto 2 maglie alte, lavorando nella terza, proprio sopra il gruppo di due maglie alte del giro precedente. E già ho fatto la mia diminuzione. Continuo a lavorare a maglie alte, i gruppi di maglie alte, e qua faccio la mia seconda diminuzione.
Quindi in ogni giro diminuirete di un gruppo, di due gruppi, da un lato e dall'altro lato. Come vi ho detto prima, ripetete questi giri di diminuzioni fino a quando avrete solo 16 gruppi nel giro di due maglie alte diviso da una catenella. Ho terminato il mio ultimo giro di diminuzioni e come vedete il lavoro si è stretto un po'. Ora devo continuare a creare la lunghezza desiderata lavorando giro dopo giro i miei giri del motivo, fino ad avere, nel mio caso, 16 centimetri. A me piaceva di avere a partire da qui 16 centimetri di altezza. Voi potete fare la calza anche più lunga o più corta se desiderate. Potete anche lasciarla già così e fare un calzino corto come si usa per le scarpe tennis, per esempio. All'ultimo, mi raccomando, rifinite l'ultimo giro con un giro di maglie basse, una maglia bassa in ogni giro, per terminare la calza con una rifinitura migliore. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e se realizzate le vostre calze, mi raccomando, fatemeli vedere nel gruppo Tempo di Crochet. Come sempre vi lascio il link nel box informazioni e se avete domande scrivetemi un commento qui sotto e iscrivetevi al mio canale. Se avete critiche o commenti per migliorare i miei video, fatemi sapere perché sono all'inizio e mi piace imparare insieme a voi. Io spero che avete co compreso bene le spiegazioni, altrimenti sono disponibile per aiutarvi. E con questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Un saluto a tutti e alla prossima!